Tocca a Donato Toma. Ora è ufficiale, dopo 3 anni di scelta in direzione ostinata e contraria, la sanità del Molise torna nelle mani del Presidente della Regione, la nomina da parte del Consiglio dei Ministri. Presidente Toma, allora io le faccio innanzitutto gli auguri, ma le faccio anche un grosso in bocca al lupo, perché lei ha tra le mani una patata bollente. Ecco, qual è il suo stato d'animo? Sono preoccupato perché il ruolo è un ruolo importante dove hanno gettato la spugna due commissari esterni dopo 12 anni di commissariamento che ha portato a pochi passi in avanti. Condizio sine qua non per accettare la nomina a commissario ad acta della sanità molisana, maggiori risorse, uomini e mezzi indispensabili per intervenire in un settore che si trascina problemi atavici e sull'orlo del baratro. Questi gli obiettivi da centrare. Attuazione del patto per la salute per dare servizi migliori a questa regione e ai molisani. E rientro dal disavanzo sanitario con risorse straordinarie, risorse sia finanziarie che umane, e l'altro obiettivo riguarda il superamento del commissariamento. Servono risorse sia umane che permettono alla struttura commissariale di rafforzarsi ed affrontare in maniera adeguata e con competenze specifiche tutte le problematiche che abbiamo sul tavolo, e servono anche risorse finanziarie straordinarie, altrimenti da soli non ce la faremo. Dal giorno in cui è stato eletto, Toma ha sempre chiesto di poter gestire la sanità, convinto che l'istituto del commissariamento fosse fallimentare. Il governo Draghi, spiega, mi ha dato ragione, il commissario della sanità deve essere il presidente della regione. 8 mesi di vacatio, l'incompatibilità fra le cariche di governatore e commissario sancita per legge su volontà dell'allora ministra Grillo, quindi la scelta di Giustini, dimessosi a seguito di una indagine giudiziaria. Poi Floride Grassi, ex direttore dell'ASL 2 di Roma, rimasta in carica 4 mesi prima di lasciare per motivi personali. Senta Presidente, si sono persi 3 anni? Diciamo che in questi 3 anni abbiamo avuto modo di studiare, di metterci a fianco, al lato dei commissari che si sono avvicendati in Molise e abbiamo cercato di capire dove erano i problemi e come si potevano risolvere. Una nuova mission per Toma, che avrà come sub la confermata Anna Maria Tomassella. Il primo atto da commissario? Non so quale sarà il primo atto che firmerò, ma so che la prima cosa che farò è riunire i vertici della sanità molisana per condividere con loro un nuovo programma di lavoro.